Ragazzi, ragazzi, bentornati in questo nuovissimo vlog. Oggi è il mio compleanno ufficiale, perché l'altra volta in realtà mi hanno fatto la festa a sorpresa 3 giorni prima. Comunque, ragazzi, come state? Io spero tutto bene e spero che vi siete divertiti a guardare la festa a sorpresa che mi hanno fatto l'altra volta. Ragazzi, vi chiedo scusa per i miei pianti, ma veramente è stata la festa più bella che mi abbiano mai organizzato. Io di solito quando mi fanno le sorprese, quando mi si organizza la sorpresa, io becco sempre, sgamo sempre, quindi niente, rovino sempre solo la rovina sorprese io. Nonostante a me piaccia organizzare le sorprese, però quando mi si fanno a me le rovino sempre. Però questa volta, ragazzi, non sapevo proprio nulla, non mi aspettavo nulla, ma soprattutto perché 3 giorni prima. Comunque niente, ragazzi, oggi finalmente festeggiamo il giorno ufficiale del mio compleanno. Questo è il mio outfit, in realtà questo l'ho già messo quando mi sono tagliata i capelli, ma vabbè, lo rimettiamo. E niente, ragazzi, spero che state bene. Oggi sto insieme a miei genitori e a mia cugina e niente, andremo a festeggiare. In realtà dovevamo andare a Tagaytay Thai oggi, però non ci andiamo più perché il tempo purtroppo non è dalla nostra casa. Ma neanche a Roma il tempo è dalla mia parte. Quando il mio compleanno, il 24 agosto, piove sempre. Non potrò mai organizzare giornate al mare, queste cose qua. Quindi oggi niente Tagaytay, niente di niente. Oggi niente di niente. Oggi in realtà andremo a festeggiare al Molofeisha. E vi faccio la seconda parte del vlog, così vi faccio vedere Molofeisha di sera sulla parte del mare e tutto quanto lì, le tende, cioè i chioschetti, là, il cibo, street food, insomma vi faccio vedere un sacco di cose oggi, quindi preparatevi ragazzi perché oggi sono in vena di farvi vedere tutto. In realtà ragazzi, io avevo dimenticato che oggi dovevo fare vlog, infatti ho il telefono tipo 60%, però spero che mi dura fino a stasera. Comunque farò un bel vlog e niente ragazzi, spero di riprendere tutto perché oggi it's my birthday e quindi oggi festeggeremo. Sono addormentata nell'autobus, poi mi hanno svegliata e se eravamo già arrivati. Comunque adesso stiamo andando finalmente e niente ragazzi, io spero però che il tempo non piova dopo quando stiamo lì dalla parte del mare, perché sennò veramente rosico. Andiamo un attimo a pranzare perché ormai sono le 3 e niente, abbiamo fame. Adesso vi porto un po' in giro qua, che l'altra volta siamo andati troppo veloci e non vi ho fatto più vedere i posti dentro. Eccoci qua, ve lo rifaccio rivedere ragazzi, perché se venite qui a Molofeisha, ah, là ci sta la pista da pattinaggio ragazzi, di fronte a tutta questa sala da pranzo. E niente ragazzi, comunque se venite a Molofeisha qui potete pranzare e mangiare tante buone cose. Ecco ragazzi, mia cugina ha preso il ramen. Ok ragazzi, me l'hanno un po' rovesciato, ma ho preso il salmone nella zuppa di tamarindo, questa è molto piccante, con ovviamente le solite spezie, frittata di melanzana e uova.
dopo mia cugina sta finendo il ramen, mia madre ha appena finito, mio padre deve prendere il caffè. Ragazzi, siamo andati un attimo all'IKEA per il dolce. Adesso andiamo finalmente alla parte del mare, all'esterno del Moa. Mia cugina che ha il gelato. Comunque ragazzi, qua all'IKEA fanno il gelato di soia. C'è solo gelato di soia. Eccoci ragazzi, bella la chiesa. Comunque ragazzi, qui dal monofficio, ragazzi, guardate, all'uscita c'è tutta quella massa di gente per fare, per prendere l'autobus. Meno male che noi prendiamo un altro mezzo. No, noi prendiamo il UV Express, che sarebbe tipo un van privato dove al massimo ci entrano 10 persone, paghi il biglietto e ti porta a casa. Però se salivamo l'autobus là, facevamo la fine. Eccoci qua, adesso stiamo finalmente andando. Non penso che sia buio fuori, penso che sia luminoso, cioè sia luminoso, insomma, penso che sia solo il vetro che sia oscurato. Ecco ragazzi, andiamo da quella parte. Ok, per andare da quella parte abbiamo preso una strada diversa. Oggi tutte strade diverse stiamo prendendo, però vabbè. Perché questo edificio è pieno di alate diverse proprio, quindi boh, abbiamo preso un altro sbocco. Ecco ragazzi, siamo per andare da là, di là se ci siamo imbucati in un hotel, e questo hotel si chiama Conrad. Questo in realtà è diventato anche un centro commerciale, infatti non so se avete visto su Instagram, quando sono andata al Museo dei Dolci stava proprio qua dentro questo centro commerciale qua, ed è bellissimo, è proprio stile hotel, proprio di lusso, bellissimo. Mo da qui sbocchiamo al mare, ecco, guardate qua che bello. Qui abbiamo pure la drop caffè. Bellissimo qua dentro, sembra proprio tutto lussuoso. Cioè bello, sarebbe bello per nottare qua e poi dici che ti trovi subito pure il centro commerciale. Fantastico. Guarda di giù. Ragazzi, questa è una parte del vlog non prevista, comunque è bello, sono troppo contenta di avervelo fatto vedere perché è veramente bello qua dentro. Allora, ecco ragazzi, vi consiglio, se venite qua a Manila e volete andare a Monofacia e volete starci più di un giorno da queste parti, in questa zona, andate direttamente qua all'hotel Conrad e prenotate per un paio di notti. E poi almeno avete pure il centro commerciale, anzi ce ne avete due di centri commerciali, il Conrad e poi il Monofacia, e poi avete pure il mare qua, ragazzi. Il mare, come si dice, questo è penso che sia accessibile, nel senso tutte le ore della giornata. Bello, bello ragazzi, mi sono sentita ricca per un attimo. Però guardate che spettacolo ragazzi, ci siamo. Questa è la magia che volevo farvi vedere la sera. Monofacia di sera, ragazzi. Bello, ragazzi. Dai, mo' arriviamo da quelle parti. Ganda no? Con le mie cugine è rimasta sorpresa. Che meraviglia, ragazzi. Devo attraversare. Ragazzi, ecco l'hotel Conrad che dicevo, ragazzi, vedete? Da dire, no?
per avermi rovinato il copyright. Adesso YouTube mi banna. So what about... Oh, ragazzi, se avessimo avuto più tempo, ormai fra un po' ci manca una settimana e mezza ed abbiamo finito la nostra vacanza, ma se avessimo avuto più tempo, una bella vacanza in oggi sarebbe stata. No, guardate, siamo proprio sotto la barca. Che bello. Eccoci ragazzi, siamo dalla parte del mare. Se sentite le urla è perché c'è la gente che si diverte da matti. Però andiamo prima qua dal mare. Guardate che bello, lo so che è buio ragazzi, però veramente c'è proprio una bella vista qua. Mi ricorderà la storia, ma se ti sei venuto il conigli. Di notte ragazzi, solo che l'aria è, siccome fa caldo qua nelle Filippine, e qua l'aria è un po' umida e calda, quindi stiamo così, però è bella la vista, dai. Una volta qui ragazzi c'era tanta più roba, però adesso non so, forse dovuto alla pandemia hanno levato un po' di cose. Guardate quante altre. Alloggiate al Conrad e stateci per due notti, veramente sarebbe una delle parti migliori della vacanza proprio. Poi qua abbiamo cibi. Al mercato centrale, ragazzi, questo lo chiamano. Mi sa che c'è il proprietario italiano qua. Abbiamo ogni tipo di street food qui. Ciao, 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 ciao. Sì, ragazzi, avete visto quante persone vi salutano dalle Filippine. Ragazzi, questa è tutta gente, è come l'Expo di Trastevere ragazzi, qua più o meno abbiamo
la stessa cosa, ma direi 100 volte meglio. Ragazzi, avete visto la gente che vi salutava? Adesso li metto tutti nel vlog, così li facciamo diventare un po' famosi. Come se io fossi famosa poi. Chissà che avranno pensato che vlogger che fossi, ma con i miei 150 iscritti poi. Eccoci ragazzi, noi siamo arrivati pure al... dove ci stanno i pupazzi qua. Penso, ah sì, che ci stanno tipo i giochi. Eipo! Eipo! Ecco qua, praticamente ti fanno tipo fare delle pesche, qualcosa del genere, e poi vinci il pupazzo. E qua ci abbiamo la giostra. Ragazzi, questo è il compleanno più bello che potevo passare, perché veramente tornare qua a Molofescia di notte è stata una cosa che ho fatto forse 15 anni fa. Sono passati veramente tantissimi anni, ragazzi, quindi veramente, cioè, anche se così, cioè, non ho gli amici qua, o comunque, sai, non ho fatto il festone, però ragazzi, stare qua a Molofescia di notte davanti al mare con tutti i chioschi, con la gente sempre molto gentile, ragazzi, è veramente una cosa che mi riempie veramente il cuore. E penso che è una cosa che mi porterò in Italia e mi mancherà tanto, onestamente. Infatti mi sto già un po' rattristendo per il fatto che manca una settimana. Però vabbè ragazzi, dai. Comunque sì, il mio piano è tornare qua con il Jay. Ah, siamo arrivati davanti a un ristorante insieme a Seafood Island. Ragazzi, questo è buono perché è un ristorante di pesce. Quindi ragazzi, qua c'avete tutto. C'avete il centro commerciale, c'avete la gente carina, avete gli street food, dovete provare gli street food perché se no non potete essere amici miei, scherzo. E ragazzi, ci avete tutto qui, veramente è bellissimo, e così via. Poi lì abbiamo altri ristoranti. Niente ragazzi, qua ci fermiamo qua, che oggi comunque non è abbastanza affollato, perché comunque è mercoledì, quindi comunque sia vedete la gente che non è molta, ma comunque la domenica qua c'è tantissima gente, ragazzi, è veramente tanta. Però ci tenevo a farvi vedere intanto l'ambiente, che è veramente molto bello, queste palme che veramente, oddio, mi metto a piangere quando non le rivedrò più a Roma. Ragazzi, io penso che finisco il vlog qua. Volevo farvi vedere proprio questa seconda parte del Molofescia, che poi è bello ragazzi che il centro commerciale non l'abbiamo ancora girato tutto. Forse ci dovrebbe essere una terza parte, preparatevi, perché forse ci sarà una terza parte. E oggi abbiamo girato la parte esterna, finalmente. La parte interna dobbiamo ancora girare altri posti, quindi può essere che ci sarà una terza parte, ragazzi. Intanto io ragazzi vi ringrazio se siete stati fino a questo punto del video, vi ringrazio tanto per gli auguri, perché mi ha fatto gli auguri in anticipo, e vi ringrazio tantissimo ragazzi che vi siete ricordati di me, del mio compleanno, e che siete stati con me fino a questo punto del video, ragazzi. Io a questo punto direi che vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!